Nello scorso video vi abbiamo portato in viaggio con noi per un tour gastronomico in Calabria, a Tropea e nei suoi dintorni. Oggi invece vi mostriamo l'itinerario sulle cose da vedere in questa zona. E se siete pronti, andiamo! E voilà! È la nostra stanzetta! Guardate che bella! Tutta nostra! E brava Eli, che l'ha trovata lei! E ora? Ora si fa Nanda, dobbiamo riposarci, ricaricare le batterie perché domani ci aspetta la prima giornata di esplorazione qui in Calabria. Buongiorno. Buongiorno, oggi inizia ufficialmente la nostra esplorazione di Tropea. Esatto, abbiamo già la pancia piena, fatto colazione e ora si parte. Abbiamo appena parcheggiato e si va a esplorare. Andiamo! E dopo una bella passeggiata incominciamo da piazza Vittorio Veneto. Che bella! Cosa da fare? Fare una passeggiata in via Umberto I e vedere tutti questi negozi di cose, prodotti tipici e perdersi in questi colori, profumi, sapori. Spettacolo! E alla fine di via Umberto I ovviamente c'è uno scorcio sul mare che si affaccia in una maniera pazzesca, è bellissimo. Noi vi consigliamo poi di girare a sinistra, esatto, in via Libertà e andare a cercare la Scala Letteraria perché è bellissima. Stupenda, per foto bellissime, da paura. Di fianco al locale Fame da Lupi, quindi sì, non potete sbagliare. Poi ovviamente Enrico, come al solito, dimentica gli occhiali da sole. Come in tutte le vacanze. Non ve li dimenticate voi, sennò vi essiccate gli occhi tipo me e diventerete ciechi. Comunque siamo arrivati al Belvedere, Piazza del Cannone, e quella è da non perdere. E anche qua c'è una bellissima foto ricordo da fare con scritto I love Tropea, quindi oh, non mancheremo. Esattamente dietro di noi. Ed Enrico diventerà ancora più cieco. Poi vicino a Piazza del Belvedere del Cannone, in via Regina Margherita, esatto, prendete come riferimento il negozio di prodotti tipici, il peperoncino. Signore gentilissimo, vi consigliamo di andare a comprare la roba da lui, noi faremo così domani. Cosa c'è? C'è un'altra scala con delle ceramiche colorate, bellissima, un altro posto dove fare foto pazzesche. Poi dopo Largo Rota, dove c'era ovviamente la scala con le ceramiche dipinte bellissime, si arriva in Largo Mercato, esatto, una bellissima piazzetta con tanti localini, negozietti. Comunque ragazzi, dovete farvi assolutamente via Monsignor Calvo perché è una delle vie più instagrammabili e più fotografabili, bellissime che abbia mai visto. Coloratissima, piena di fiori. Andateci! Sì. Poi ovviamente non poteva mancare una tappa alla Cattedrale di Maria Santissima di Romania. Oh.
comunque da non perdere al fine di Largo Duomo, perché c'è una vista e un belvedere da paura. Sì, c'è una terrazza da rimanere senza parole. Guardate che sdronata. Fate una piccola tappa in Piazza Ercole, un'altra piazza molto molto carina. Se non dimenticate il museo diocesano. Esatto, ma adesso andiamo verso Palazzo Gabrielli e Palazzo Toraldo. Ovviamente da non perdere il belvedere che c'è dall'affaccio del corso. Se volete vedere un mare azzurro, che è più azzurro davvero non si può, eccolo qua. Poi alla fine di via Umberto I prendete la scala per scendere al mare, che è bellissima. Non potete sbagliarvi, c'è questa scala immensa che vi conduce verso il paradiso, questo azzurro azzurrissimo. E dopo un saltino alla spiaggia di Tropea, iniziamo la salita verso il santuario di Santa Maria dell'Isola. Andiamo. E poi vi consigliamo anche di fare una passeggiata nel giardino del santuario, dove c'è davvero un belvedere. Sì, l'ingresso costa 3 euro, ma secondo me ne vale proprio la pena. E abbiamo anche fatto volare il drone, quindi beccatevi questa sdronata anche qui. Guardatevi che bello. Non potete assolutamente perdere una tappa. Capo Vaticano, dista solo 15-20 minuti da Tropea e c'è un belvedere con un panorama da sogno. Esatto, ve lo facciamo vedere. Buongiorno! Buongiorno, siamo pronti per questa seconda e ahimè ultima giornata qui in Calabria. E oggi andiamo a vedere una cosa bellissima che è fuori Tropea ma da non perdere, ovvero le grotte di Zungri. E adesso ci andiamo. Arrivati. Sì, che sorpresa venire alle grotte e trovare un paesino così carino, ben tenuto, colorato. Tutto decorato e molto colorato. È stata una vera sorpresa, non guarda ce l'aspettavamo come è così. Bucira. Dacci un bacino. Bellissima la visita alle grotte di Zungri. Ma adesso scappiamo perché abbiamo una nuova meta che sarà Pizzo. Arrivati a Pizzo. Sì,
Un'altra bella cittadina sul mare con tantissimi scorci e punti panoramici per foto bellissime. Sempre sulla costa di Idee, vicino, non lontano da Tropea, e niente, ve la facciamo vedere un po'. Anche col drone. E atterrati già a Torino, purtroppo la nostra avventura in Calabria si è conclusa. Le cose da vedere sono state tantissime, siamo contenti di aver visitato non solo Tropea ma anche i suoi dintorni. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, che la nostra semplicità vi abbia colpito. Se così, mettete, per favore, like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguiteci anche sui social. Sì. E vi ringraziamo ancora e alla prossima. Ciao. Ciao.